Risultano in corso decine di interventi dei vigili del fuoco dopo la nuova sfuriata di temporali nella nottata, con allagamenti di garage, alberi finiti in strada, danni in via di ricognizione. Nottata in questo caso di richieste d'aiuto alla centrale del 115 a Vicenza, arrivata tra la notte e l'alba da Proare della provincia. Già impegnate sul territorio anche le squadre di volontari della protezione civile a supporto di pompieri e cittadini. Dalle prime informazioni accertate, le zone più colpite sarebbero nell'Alto Vicentino i comuni confinanti di Caldogno, Villa Verla e Due Ville, mentre dal capoluogo in direttrice sud la cittadina di Torri di Guardesolo, Lerino in particolare e i paesi dei Colli Berici e i Colli Ogane nel Basso Vicentino. Tra le 4 del mattino e l'alba una bufera di vento e piogge, chicchi di grandine di media portata, si è abbattuta con veemenza di zona in zona. Nuove segnalazioni continuano a giungere. A Deauville alcune vie cittadine sono state invase da rivoli d'acqua, una pianta si è spezzata finendo in strada in via Palladio. Va peggio nella vicina Villa Verla, soprattutto nella frazione di Novoledo, dove la tempesta è stata di portata più intensa, imbiancando i campi della zona e dove si segnalano garage, taverne, rampe di accesso e semi interrati allagati. La strada interna, che passa per il centro urbano a fianco della chiesa e delle scuole, è stata chiusa al traffico. Situazione analoga a Torri di Guardesolo. Anche stamattina, dopo le decine di chiamate di soccorso giunte al 115 durante la notte, il telefono degli operatori continua a squillare.